Alla base di tutto, mi sta tenendo il collo, ok? Mi sta immobilizzando. E allora io intanto devo cercare, perché se io faccio ponte così e basta, lui può stendere le braccia e vietarlo. E allora io già devo pensare a cercare di chiudere in qualche modo le sue braccia, anche così già va bene. Libero, e la tengo alzata, vedi che non me la può recuperare. Libero l'altra e sono già in ponte. Numero 1. Ok, quindi l'avevo stretto così. Ora facciamo che lui, appena faccio questo, bella allarghi le braccia. E allora io che cosa faccio? Lui mi ha bloccato le gambe. Esatto. Libero uno, libero l'altro e sono pronto. Appena mette questo braccio, vedi? Infilo il mio. Hop, sono ancora in ponte. Hop. Ma rimango in ponte. Ok? Terza situazione, quando lui invece si addrizza, per farmi per esempio un LRI, uno spinto, io voglio fare la leva qua al braccio, per esempio. Hop, non glielo permetto, blocco pure la sua, da qua è facile, lo spinto. Però in generale, appena io spinto e lui è alto così, ok, subito vado in ponte e blocco il braccio. E c'ho sempre questa risoluzione qua. Eh? Poi vediamo le altre quando c'è il triangolo, io gli passo da dietro, poi la vediamo dopo. Noi abbiamo capito come fare il ponte così. Va bene? Vediamo se